A pochi giorni dalle elezioni europee, chissà perché esce prepotente la notizia che l'Italia ha fatto il record di installazioni da fonti rinnovabili. Peccato che giornali e maggioranza non sappiano contare oltre 10, perché se guardassero ai dati ufficiali, vedrebbero che tra il 2010 e il 2011 l'Italia installò più di 9 gigawatt di fonti rinnovabili, anzi di solo fotovoltaico, e con prezzi che erano allora 4-5 volte superiori a quelli di oggi. Quindi il dato che viene tanto strombazzato di quasi 6 gigawatt impallidisce di fronte a quanto fece proprio l'Italia tra il 2010 e il 2011. E invece di parlare di questo pseudo record, che tale non è, perché invece non ci fanno vedere questi dati che mostrano i prezzi da inizio 2024 in tutta Europa dell'elettricità? L'Italia ha il prezzo più alto, mediamente ha pagato 91 euro e rotti contro i 48 della Francia, contro i 36 della Spagna, contro i 66 della Germania. Persino i paesi, diciamo così, dell'Europa dell'Est, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, tutti hanno un prezzo inferiore al nostro. In realtà questo è il dato che dovrebbe essere comunicato tutti i giorni, perché famiglie e aziende pagano molto di più, con naturalmente il fatto che le aziende che consumano tanta energia perdono di concorrenzialità rispetto al resto dell'Europa.